Virginia, che fai? Dormi? Uffa, non sto dormendo. Sono triste quando non vedo te la regina. La Cappella Roano del Duomo di Monreale si distingue per la sua pregevole, preziosa decorazione a marmi mischi, che, appartata, isolata, in qualche modo continua quella che è la decorazione musiva dello splendido Duomo. La cappella per tanto tempo è stata la sede dell'esposizione del tesoro del Duomo di Monreale, tesoro che con pesanti vetrine veniva esposto e coprendo questi preziosissimi marmi mischi. La nuova realizzazione del Museo Diocesano di Monreale ha consentito che la cappella venisse alleggerita di questi preziosissimi oggetti che sono diventati il fulcro della sala dei vescovi del Museo Diocesano di Palermo. E nella cappella sono state concentrate tutte le suppellettili liturgiche, le preziosissime opere d'arte che ha commissionato l'arcivescovo Giovanni Roano, lo stesso committente della Cappella del Crocifisso. Ed eccoci all'ingresso della Cappella del Crocifisso e abbiamo con noi la dottoressa Lisa Sciortino, vice direttore del Museo Diocesano. Dottoressa Sciortino, di nuovo insieme. Benvenuti. Allora, oggi vedremo e visiteremo la Cappella del Crocifisso, detta anche Cappella Roano. Fu voluta infatti dall'arcivescovo Giovanni Roano a Monreale dal 1673 al 1703. La cappella fu edificata sotto la sua volontà dalle fondamenta, quindi non esisteva l'edificio prima di lui, e nasce per l'esigenza di collocare un crocifisso ligneo quattrocentesco, ma in realtà è anche sede del sepolcro dell'arcivescovo e dei suoi successori. La cappella è altissimo esempio del barocco siciliano, quindi ricca di forme e di colori che hanno un loro significato ben preciso, tutto rivolto alla lode del crocifisso. Siamo nel vano esagonale della cappella. Qui quattro statue a grandezza naturale ci accolgono: Geremia, Isaia, Ezechiele e Daniele. Con i loro artigli intendono accogliere il catecumeno ed educarlo, prepararlo prima dell'ingresso nella zona del presbiterio e quindi prima del momento sacro e dell'incontro sacro durante la consacrazione con Cristo. La pavimentazione della cappella, di questa sezione della cappella, è istoriata con la scena di Giona che cade, precipita dal vascello e viene ingoiato dal mostro marino, la cosiddetta balena, per essere poi rilasciato 3 giorni dopo in un porto sicuro, in un lido sicuro. È la prefigurazione della morte e resurrezione al terzo giorno di Cristo sulla croce che vediamo immediatamente di fronte all'ingresso. Il
vano esagonale è segnato nei suoi angoli da 6 colonne tortili in porfido rosso che ricordano il Tempio di Gerusalemme. La sezione inferiore delle colonne è decorata con putti che reggono i simboli della passione, le fruste, i chiodi, ma anche il calice e la scala. Sulla sezione apicale dell'arco di ingresso alla zona del presbiterio invece giganteggia lo stemma del prelato committente. Siamo arrivati al presbiterio. Cosa abbiamo di particolare da notare tra tante bellezze? Innanzitutto il Cristo, un crocifisso quattrocentesco inchiodato all'albero di Jesse. Jesse è disteso ai piedi di questo albero, dalle cui corolle di fiori sorgono i busti dei progenitori di Cristo. In cima il busto della Vergine, la madre di Cristo, attraverso la quale si compie proprio il progetto di Dio. Nello stesso vano l'altare è decorato con un paliotto a marmi mischi, con una scena prospettica, al centro l'immagine di Maria e Santa Elisabetta che si abbracciano sotto lo sguardo compiaciuto di Dio in alto nei cieli. E la sezione del presbiterio è coperta da una volta a botte riccamente decorata con al centro la colomba dello Spirito Santo su un fondo azzurro. Elisa, e questa statua che vediamo sulla sinistra? È la statua del fondatore della cappella, quindi dell'arcivescovo Giovanni Ruano, ripreso in una forma di adorazione perenne. Immediatamente di fronte la figura della Carità nella consueta iconografia della donna che allatta due bambini. L'aprivamo a poco a poco e si vedeva. Qui ci troviamo nella sagrestia della cappella trasformata in sala espositiva. Lisa, qualche particolare? La cappella, sì, nel nuovo allestimento presenta ed espone tutte le suppellettili liturgiche e i paramenti voluti dall'arcivescovo e qui esposti tutti assieme. Dal ricco parato, a cominciare dal grande piviale ricamato appunto pittura con sete policrome, fino al luccicante pastorale in filigrana d'argento, assieme al corredo con ostensorio e palmatoria, e poi ancora la croce in rame dorato e corallo e speciali oggetti in alabastro con le scene del San Giovanni e di San Michele Arcangelo. E gli arredi della sacrestia? Allora, innanzitutto questa fontana, che in realtà è un lavabo di sacrestia, è realizzata probabilmente da Giovan Battista Ferrera, con la presenza di aquile di diversa forma, ma soprattutto interessante la cannula con un puttino che sorregge il cuore e che praticamente faceva questo movimento e permetteva la fuoriuscita dell'acqua. Altrettanto interessanti, attribuiti ad Antonio Rallo e Alberto Orlando di Trapani, sia l'inginocchiatorio che il grande armadio proprio di sacrestia sormontato dallo stemma dell'arcivescovo. Lisa, noi siamo arrivati al termine di questo percorso. Mi auguro che possa servire da promozione per far conoscere non solo agli stranieri, ma soprattutto ai palermitani, la bellezza di questa cappella del Crocifisso. Grazie di tutto.